Buongiorno amici, come state? Allora, oggi, cioè stamattina, è giornata. Allora, devo fare un po' di pulizia e poi vado al lavoro. Ovviamente, io non so come mettervi perché lascio sempre le cose aperte. E quindi, ok. Allora, come state? Innanzitutto, non ci fate caso perché ho il cosino qua per appendere le cose alla porta. Vedete, il mio bagnettino è piccolo, sto mettendo un po' di crema viso. Il mio bagnettino è piccolino, quindi bisogna, cioè, insomma, c'è tanta roba. Allora, come state? Allora, per noi sono delle giornate abbastanza intense, vi dico la verità. Quindi, anche lavorativamente parlando, e quindi per questo non è che mi vedete tantissimo, io però appena riesco, vi faccio qualche piccolo video. Su Instagram ormai sono sparita, ma raga, molte volte non riesco nemmeno, cioè non riesco a farvi le stories perché torno da lavoro, pranziamo, poi ci sono riunioni e cose del genere, oppure devo fare, devo preparare le verifiche, oppure, cioè, ok, stessa cosa anche per il santo subito, perché comunque, cioè, nel senso, anche lui adesso, qui sono rientrati, dal vivo. Quindi al 50% le classi sono di nuovo dal vivo. Uso questa, che è la palette che mi era uscita nel giornale, se vi ricordate. Silhouette mi sembra. Sì, Silhouette. Guardate quanto è bella. È bellissima e mi ci sto trovando benissimo. Tanto io poi quando vado a scuola faccio, mi guardo qua che c'ho lo specchio, faccio una... Mi guardo dritto, che forse è meglio anche per voi. Un trucco proprio così, velocissimo, anche perché adesso non ho nemmeno il tempo perché devo partire alle 9, sono le 8 e un quarto. Io parto sempre un po' prima, raga, perché qui la mattina ghiaccia tantissimo e io oggi ho la possibilità di andare un'ora più tardi e quando ho la possibilità di andare un pochino più tardi, quindi oggi. Perché di solito mi pare giovedì, oggi è venerdì, il giovedì anche posso andare un po' più tardi, ma dato che io ci metto più di mezz'ora per arrivare, mi parto sempre un pochino prima perché considero che c'è il ghiaccio a terra, quindi non posso. Poi io faccio una strada dove non si può andare a più di 50 all'ora, quindi immaginate un attimino voi. La cosa, vabbè, faccio un po' di sfumatura col marroncino e con questo qua, ma così proprio. Voi non ci fate caso a come mi trucco io, eh? Perché oltre a come di solito, come si dice, non c'è il pennello da sfumatura, non so che fine ha fatto. Oltre a come di solito cucino, dove muoiono tutti i giorni chef in tutto il mondo, anche quando mi trucco muoiono makeup artist. Quindi un makeup artist del mondo sta morendo in questo momento per colpa mia. Comunque, una cosa molto molto veloce veloce. Sto per finire questo qua che io adoro, il Paradise Ecstatic, perché sì, si sta facendo insomma agli sgoccioli. Io questo lo amo. Dovrei averne un altro, ma non sono riuscita a trovarla e ho ricomprato uno della Essence per arrangiare un attimo perché raga io non sto avendo nemmeno il tempo di uscire, vi dico la verità, cioè nel senso non stiamo uscendo costando subito, allora qui è zona arancione e noi usciamo soltanto per fare la spesa, ma evitiamo come la peste possibilmente i centri commerciali e purtroppo qui dove siamo noi c'è solo un grande gigante centro commerciale e non ci sono negozi dove, cioè nel senso nel paese dove siamo non è che ci siano chissà quanti negozi, cioè sono per lo più negozietti piccolini, per lo più di abbigliamento, insomma. Poi sinceramente, raga, ci sono delle profumerie, però io poi non c'ho nemmeno il tempo perché poi aprono, non hanno gli orari dei centri commerciali, aprono comunque alle 4 e mezza, 5, cioè hanno un casino, raga. E quindi niente, sto arrangiando praticamente. Eccomi qua, ci sono.
Vabbè, non metto matita, non metto niente, ma tanto che senso ha? Io sto sempre con la mascherina, ragazzi, cioè io sto sempre perennemente con la mascherina. Ditemi voi che senso ha poi truccarsi, cioè lo faccio per una cosa mia personale proprio, cioè io ho 50.000 tinte labbra, ma mica le sto a usare. Cioè scadranno, le tinte labbra ormai hanno fatto il loro corso così. Poi io la tinta la potrei anche mettere, cioè nel senso per una cosa mia, non perché, cioè ci mancherebbe. Però io penso che dove lavoro non conoscano la mia faccia, cioè se mi vedono per strada non mi riconoscono. È molto probabile, raga, perché non ci vediamo. Capita raramente che mi abbiano visto senza mascherina o magari molto a distanza, ma nell'ambiente dove lavoro, giustamente, ma penso un po' tutti, la mascherina io ce l'ho vita natural durante, cioè perenne proprio, quindi penso che se qualcuno mi vedesse senza mascherina non mi riconoscerebbe nemmeno. Quindi, ok, io adesso, raga, che mi sono sistemata un secondo, mi sono data delle parvenze umane, ma tanto poi ci sta la FFP che prende tutto questo. E mi metto a fare un attimo i servizi perché devo lavare a terra, togliere la polvere, lavare il bagno, togliere la polvere là, fare il letto e poi non ce la farò mai. E poi devo andare a lavorare, quindi ci vediamo dopo. Amici miei, salve a tutti, come state? Allora, l'altra volta avevo iniziato a fare il video, poi sono scomparsa nel nulla perché sono giornate in cui sono stata abbastanza impegnata con altre cose, col lavoro, quindi raga, non ho avuto il tempo. E quindi adesso, oggi, domenica, quindi io il vlog l'avevo iniziato, mi sembra, o giovedì o venerdì. Vabbè, voi non ci fate caso, l'importante è che uno si vede, che è così. Allora, siamo andati stamattina a fare la spesa, a parte che è una giornata che non vi dico che piove, piove, ripiove, c'è cioè una cosa allucinante. Abbiamo deciso di andare a fare la spesa da Famila stamattina perché io dovevo prendere altre cose e quindi ho detto alzando subito perché non andiamo da Famila. E poi dopo vi devo far vedere un'altra cosa perché la domenica qua in realtà è tutto chiuso. Noi usciamo poco, siamo usciti l'altro giorno perché avevo delle cose da andare a prendere, poi vi faccio vedere perché era proprio necessaria un acquisto che abbiamo fatto. Però volevamo andare all'Eurospin oggi, ma vi ripeto, abbiamo detto vabbè, andiamo da Famila anche per cambiare un po', insomma, quindi abbiamo preso, così vi faccio vedere velocemente le cose fresche perché siamo arrivati poco fa e vi faccio vedere le cose, ve le metto subito a posto, altrimenti non insomma si scongelano. Allora, le bietoline queste qua e Back in Foglio della Selex. Io continuo a dire che con questi prodotti della Selex noi ci troviamo molto molto bene. Abbiamo preso anche questi per provare come sono, gli gnocchetti, questi sono in confezione da 500 grammi, sempre di Selex, che erano in offerta a 90 centesimi. Abbiamo preso 3 pacchi. Mentre la dieta questa qua stava 1 euro e qualcosa, quindi comunque diciamo i prodotti a marchio Selex sono comunque molto economici. Poi questa non era in offerta, 1,20 euro l'una mi sembra. Abbiamo preso un po' di mozzarella, questa light, Santa Lucia, anche per cambiare ogni tanto perché se no mangiamo sempre le stesse cose. Cioè nel senso provare qualche marchio nuovo, qualche sapore nuovo. Queste qua, Santa Lucia, light mi piacciono, hanno un buon sapore nonostante siano light. Abbiamo preso questo che era in offerta, mi pare a 70 centesimi, Naturella Light, latticino fresco, meno 30% di grassi. Proveremo com'è e niente. Poi abbiamo preso la nostra cara tagliata di pollo che amiamo, adoriamo. La mangeremo, questa scadenza 3-2, quindi mancano una decina di giorni. Più o meno, mamma mia come raga, i giorni stanno volando, è una cosa allucinante. Poi adesso metterò a posto questo, ho preso il macinato, questo qua di Scottona, 5,06 euro era in offerta, io la faccio a metà e la congelo,
così ci posso fare le polpette, di solito ci faccio. Oppure quando voglio fare tipo la carne con un poco di ragù, così, cioè tipo la pasta con un po' di ragù. E poi abbiamo preso questo che a me piace tantissimo, la lonza, questa qua, 3,40 euro, sì, ciao, 2 euro, ciao Rosa, ciao Core, 3,24 euro ce la posso fare, era un'offerta. Quindi io questa che cosa faccio? Ci faccio una cena, la faccio tipo, non so come dirlo, tipo ci faccio la cremina con le verdure, la faccio cuocere in padella, non so come spiegarvelo, però è buonissima. Poi la faccio a fettine e ci facciamo una bella cena, quindi proprio questa è, vedete, ideale per arrosti. Ci faccio, insomma, la faccio, vabbè. E poi adesso un attimo solo che sistemo queste cose fresche e ci vediamo tra poco. Rieccomi, nel frattempo ho anche il pranzo nel forno, quindi sto facendo anche il pranzo, scusatemi. Allora, buttiamo via questo, rimettiamo questo. Ho sistemato le cose fresche. Allora, ho trovato per 2 euro e qualcosa questi biscottini al burro che sono buonissimi e mi servono, insomma, in questi giorni. Quindi, sapori e piaceri, pasticcini, questi qua mi servono. Ma sono buonissimi, ragazzi, troppo buoni. C'hanno una faccia. Poi abbiamo ripreso i crostini, questi dorati, perché dato che non facciamo in tempo a comprare sempre il pane fresco così. Ok, almeno in casa cerchiamo di tenere sempre i crostini e abbiamo, dato che questi qua della serie che sono veramente ottimi e stanno in offerta attualmente, mi pare a 90 centesimi, sono molto buoni, vi faccio vedere. E li abbiamo ripresi perché li stiamo mangiando adesso. E poi un'altra cosa che vi consiglio sono questi della Selex. Sono buonissimi, Vivi Bene mini crackers, sono quelli 35% di grassi in meno, diciamo i crackers quelli all'acqua, mettiamoli, chiamiamoli così, per accompagnare magari la sera che noi diciamo, facciamo il primo a pranzo e poi di solito, ve l'ho detto, un secondo la sera con il contorno, però ci vuole sempre quella cosina per accompagnare e usiamo quelli. Vabbè, ho comprato i crackers questi qua perché le voglio portare al lavoro così tante volte dovesse servire così. Poi che altro abbiamo preso? Ah, intanto subito si è preso questi della Balocco. Abbiamo ripreso queste qua, raga, che sono, ve le straconsiglio, Allegrie di mais della Bonduelle. Questi costano tipo 1,50 euro, una cosa del genere, ma sono buoni, 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 buoni. Noi li usiamo quando prendiamo una pizza, magari ce li mettiamo sopra oppure per fare un contorno veloce. Cioè, ragazzi, sono buonissimi. Poi, perdonatemi, lo so, è domenica. E quando ci guardiamo il telefilm, una cosina ce la meritiamo. Erano in offerta questi qua a 70 centesimi, cioè, no, 90 centesimi. Ho detto no, cioè, si devono prendere. Questi sono i preferiti del santo subito, della Selex, per fare colazione la mattina. Plum cake farciti al latte. Sono strabuoni e costano veramente poco ed erano anche in offerta in questo momento. Poi ho preso il pane grattato, mulino bianco, 1,20 euro, una cosa del genere, quindi niente di... si è preso la biretta il santo subito, quindi biretta on the... diciamo così. Ecco, così si rinfresca. Poi abbiamo preso questi qua, Emiliani, cappelletti all'uovo con carne e questi qua con il prosciutto crudo, perché noi ci troviamo bene, ovviamente non riusciamo a prendere sempre la pasta fresca perché raga ho paura di confondermi con le scadenze e io odio buttare le cose, quindi ho detto prendiamo questi qua così quando vogliamo farci un po' di brodo. Fa un po' più freddo, ti viene quella voglia di farti il pranzo, i tortellini in brodo, che alla fine sono un piatto completo. Abbiamo preso direttamente questi qua e noi ci siamo sempre trovati bene con questi della Barilla. E poi questo qua, 1 euro, ho preso sti cosi per mettere nei cassetti per il profumo, insomma, così. L'altro giorno siamo passati velocemente da Casanova perché, raga, noi abbiamo questo problema. Ah, ho preso anche i pomodori, scusatemi. Tanto lo sapete, a me non so svuota la spesa, ho messo vlog barra svuota la spesa barra la qualsiasi cosa che vi posso far vedere. Siamo passati da Casanova.
parte una cosa che vi faccio vedere, che io sono veramente idiota, perché sono stata 3 ore a fare la carta, quella alla cliente, e stava scritto per avere il sacchetto ci vogliono 60 centesimi. Deficiente, quello mi chiede, ma tu la vuoi la busta? Io pensavo mi desse il sacchetto classico, mi ha dato questa qua, che però è bellissima, cioè è bellissima, ma 60 centesimi, Casanova, insomma. Comunque abbiamo preso questa pentola per la modica cifra di 11,90 euro. Ecco, questa qui è senza PFOA, vedete? Allora, noi, santo subito, insomma, ultimamente ha visto che ci sono queste pentole che fanno adesso in, come si chiama, pietra, con il rivestimento in pietra, antiaderente così, che quando si scheggiano, producono una cosa che non so come si chiami, che fa molto male, e quindi stiamo cercando delle pentole che siano un pochino migliori. Purtroppo quella piccolina che ho qua è tutta scheggiata, e ha detto a questo punto compriamone un'altra. Abbiamo preso questa per 11,90 euro, però ci vorrebbe anche quella nickel free e varie cose, quindi se mi sapete consigliare magari delle pentole che siano effettivamente buone, perché io le volevo proprio di alluminio, perché per come ho capito questo strato antiaderente che le pentole hanno, quando le pentole si graffiano fa male, va nel sangue, cioè non mi chiedete che cosa, ok, che ci sono stati fatti degli studi, io parlo proprio a livello di babbana, quindi non sono del mestiere, ma è del mestiere questa, quindi no, non sono del mestiere, però vi chiedo, se mi potete consigliare delle pentole buone che non abbiano questo PFOA, insomma, che siano magari completamente in alluminio, perché noi alcune le abbiamo trovate, ma raga, hanno dei prezzi proprio non da avvicinare, cioè nel senso non di avvicinare, lascia stare. E quindi se mi date qualche consiglio su delle pentole buone che siano non in... con rivestimento in pietra, perché come ho capito questo rivestimento in pietra non è proprio salutarissimo, ecco, non lo so, fatemi sapere, ok? Io ho preso questa adesso per arrangiare, però ho capito che quando la cosa antiaderente si toglie dalla pentola dovete stare attenti, perché cuocere in quelle pentole fa a lungo termine fa male. Vabbè, scrivetemi sotto che cosa ne pensate, perché io sono sempre propensa ad avere nuovi consigli oppure qualcuno che ne capisce di più. E vabbè, raga, noi adesso andiamo a mangiare perché è pure ora. Santo subito si sta guardando a Juventus e quindi ha bisogno del sostegno di mangiare. E nulla, raga, vi mando un bacione e se vi fa piacere ci vediamo in un prossimo video. Ciao!